Ehi raghi, questo video è un po' diverso dal solito. Oggi ho deciso di provare dei trucchi che ho trovato in un sito un po' nascosto in un forum di Roblox. Solo che questo sito, oltre ad essere tanto inquietante, mi ha fatto fare delle cose che forse non avrei dovuto fare. Però ehi, ho ottenuto quello che volevo e spero solo non ci siano conseguenze a questa cosa. Comunque, se volete la seconda parte e volete che faccia altri trucchi da questo sito, fatemelo sapere nei commenti. Ragazzi, da come vedete qui, sono le 2 del mattino. L'orario preciso per fare questo trucchetto su Roblox che ho trovato online in un sito oscuro. Non chiedetemi neanche come ci sono finita io lì dentro. So solo che oggi dobbiamo fare una cosa davvero tanto particolare, tipo la quinta volta che ci provo, ok? Sono tipo 5 notti di fila che ci sto provando. Non l'ho voluto dire a nessuno perché nessuno può aiutarmi a fare questa cosa. Siamo da soli, ok? Praticamente quello che dobbiamo fare è, abbiamo i nostri punti. Dobbiamo andare a prendere un uovo. Tutto questo dobbiamo farlo entro le 2:30 del mattino, ok? Non posso neanche urlare tanto, però... perché ci sono i miei che dormono, vabbè. Quindi, senza aspettare altro, andiamo a prendere l'uovo. Ok, ragazzi, dobbiamo prendere esattamente questo uovo qua. Il Royal Egg, ok? Nessun altro uovo può funzionare per questo trucco. Vi spiego. Il primo step per fare questa cosa... è trovare un server vuoto, ok? E siccome sono le 2:30 del mattino, cioè non ancora le 2:30, però le 2 del mattino, beh, per me è stato facile trovarne uno. Deve essere completamente vuoto. Se entra qualcuno, il trucco non può funzionare. Quindi speriamo, posso solo sperare che non entri nessuno. Ok, infatti adesso vi faccio vedere che non c'è nessun'altra casa a parte la mia. È tutto completamente vuoto. Ora che abbiamo preso quest'uovo, la nostra missione è farlo schiudere entro le 2:30. Quindi abbiamo ancora... che ore sono? Beh dai, abbiamo ancora 28 minuti. Ok. Dobbiamo... ah, certo, mica poteva essere così facile. Non possiamo farlo schiudere normalmente. Dobbiamo farlo schiudere soltanto facendolo dormire. Entro mezz'ora. Quindi dobbiamo essere... non fortunati di più. Entro mezz'ora. Io non so come farò. Cioè, è il quinto uovo che io spreco facendo questa cosa. Aiuto, ragazzi. Vabbè, ci vediamo quando lo sto per aprire. Ok, ragazzi, siamo arrivati. È l'ultima task che dobbiamo fare. Mi raccomando, è importantissimo. Cioè, è uno degli step del trucco. Che voi facciate dormire per l'ultima volta il vostro Royal Egg qui al camping, ok? Ok. Adesso dovrebbe schiudersi, oh mio Dio. Ci è voluta mezz'ora, anzi, che ore sono? Ce l'abbiamo fatta, dai, sono 28 più o meno, ecco, sono così, ecco, 28. 2 minuti, ce l'abbiamo fatta in tempo. Ragazzi, un coniglio, oh mio Dio, ce l'abbiamo fatta! Oh mio Dio, il trucco sta funzionando! Allora, se questo trucco funziona, dovete per forza trovare un coniglio, va bene? Ok, perché a quanto pare questa specie di, non so come chiamarlo... è un tizio che dovrebbe comparire e esaudire un nostro desiderio, qualunque desiderio di Roblox, ok? E niente, abbiamo trovato il coniglio. E adesso il prossimo step è aspettare dove si fanno i pet neon, ok? Dobbiamo aspettare lì che diventino le 3 del mattino, va bene? Quindi adesso aiuto. Ragazzi, non potete capire quanto tempo io ci ho messo per fare questa roba. Ho sprecato non so quante uova. Aiuto! E non ho mai trovato un coniglio, è la prima volta che mi succede, quindi deve per forza funzionare. Vi ricordo che dobbiamo andare sotto il ponte e qui è dove si fanno i pet neon, ok? C'è una porta qua sotto, dov'è? Eccola qui. Perfetto, si va qua e bisogna aspettare qua dentro un'altra mezz'ora, fino alle 3 del mattino. Aspettiamo alle 3. Ragazzi, sono le 2:59, manca un minuto, oh mio Dio. Dai, su, coraggio, un minuto manca, sono qui da mezz'ora, vi prego. Dai. Si sono fatte le 3, possiamo andare, ragazzi, oh mio Dio. Ok, ragazzi, adesso dobbiamo andare vicino a casa nostra e dovrebbe essere spawnata una casa. Se questa casa c'è, vuol dire che il trucco ha funzionato e noi dobbiamo entrarci e semplicemente vediamo che cosa succede poi. Penso dovrebbe esserci una persona con cui possiamo parlare, non lo so perché non sono mai arrivata a questo punto, quindi... adesso vediamo, aiuto. Oh mio Dio, ragazzi, c'è una casa! C'è una casa! Non ci credo! Aspetta, non è di un player, vero? No, è impossibile, c'è solo questa casa, non c'è nessun'altra casa. Sarebbe troppo strano. È di Mr. Mystico, no, ragazzi? Ragazzi, che ansia, sono le 3 del mattino, poi! Ok, facciamo così, proviamo a entrare. Oh mio Dio! Un attimo, un attimo, un attimo, un attimo, un attimo!
Hello, little girl, I was expecting you. Ciao, piccola ragazza, ti stavo aspettando. Allora, uno, come fai a sapere che sono una ragazza per come sono vestita sul gioco? Ho visto che ci stavi provando da giorni! No, ragazzi! No, no, è troppo strano. Mio Dio! No, ragazzi, io mi sto avendo davvero tanto, troppa paura. Devo scrivere in inglese, vi ho detto che ce l'ho fatta. Che cacchio è quella roba fua 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 fua? Ah, ok, sta ridendo, immagino. Comunque, ragazzi, che inquietudine! È un coniglio! Come il coniglio che abbiamo trovato dall'uovo! Che gli scrivo? Quindi puoi esprimere un mio desiderio? E io gli ho fatto una domanda così, non gli ho neanche detto ciao, non vorrei si infastidisse questo qua. Oh! Puoi, ovviamente! Dovresti conoscerlo, stupidina! Gli devo dare dei pet? Che gli devo dare? Che ci devo fare con questo coniglio? Ok, ha detto di sederci! Assolutamente, seduta, sono qua. Non mi muovo, guarda, ci mancherebbe che mi muovo. Che cosa? So you know, quindi sai che cosa significa, che cosa devo sapere? Può fare un nostro desiderio, ok, può esprimere un nostro desiderio. Solo uno. Vabbè, io gli chiedo, che cosa posso volere da qui? Voglio una pozione fly. Facciamo così, chissà se ce la può dare. Voglio una pozione fly. Ah, ok, ha detto ho bisogno di che cosa? Di che cosa ha bisogno questo qua? Aiuto, non voglio fare altre robe, non voglio che finirà alle 4 del mattino, insomma, ragazzi, ho capito, alle 3, però. Oh, il tuo più caro pet, uno dei tuoi pet più potenti. E che pet? Ho solo l'ape, la più potente che ho. Ma veloce. Oh, come ma veloce? Oh, ok, non ho tempo, piccola ragazzina. Ok, trade. Gli devo davvero dare la mia ape, ma non mi sembra giusto. Vabbè, immagino voglia anche il coniglio, insomma, non. Proviamo a togliere il coniglio, chissà che cosa dice, ce la dà lo stesso? No, ok, ti do il coniglio, di tutto tuo! Ok, abbiamo capito che dobbiamo dare il nostro pet più bello e il coniglio che abbiamo trovato. Ci sta davvero dando una pozione fly, io non ci credo! Ragazzi, ha funzionato! Però avremmo potuto chiedere qualunque cosa, sono io che ho chiesto quella pozione. Ora vai. Come vai? E se io volessi vedere casa tua? No. Che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Che cosa ho visto? Non volevo vederlo. Non volevo vederlo. Ragazzi, aveva tipo un atto. Ok, la casa è sparita, è normale, no? Oh mio Dio, ragazzi, che cos'è questa roba? Che esperienza è? Oltretutto, fatemi vedere se ho davvero questa pozione. C'è! Ho questa pozione, ce l'ho per sempre. È leggendaria e ha funzionato. Però ho perso la mia ape. Cavolo, forse avrei dovuto chiedere qualcosa di più. Facciamo così. Visto che ha funzionato. E la cosa è davvero tanto inquietante. Io sto avendo tanta paura, vorrei finirla qui, onestamente. Facciamo che. Se questo video va bene e abbastanza mi piace, proverò a fare una seconda parte, ok? Proveremo a richiamare questo mister misterioso. Proverò a rifarlo e a chiedergli qualcos'altro, di più forte, di più bello di una sola pozione, ok? Magari 10 pozioni, non lo so. Ok. Facciamo così. La prossima volta ci proviamo. Adesso, ragazzi, io devo andare a letto. Sto facendo un casino, mi sentiranno tutti, quindi. Non lo so, ditemi che ne pensate nei commenti e ci vediamo alla prossima. Non lo so, al prossimo rituale strano su Roblox. Ciao, ragazzi!